Hopeless.io. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Per chi non mi conosce, io sono Alessandro e sul mio canale posto contenuti sui camper e soprattutto per quanto riguarda la tecnologia e l'installazione di dispositivi nel nostro camper. Detto questo, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale, selezionate la campanella se volete novità e se vi piace questo video mettete un like. Questo video è, diciamo, più che altro fatto appositamente per i miei iscritti, perché volevo avvertirvi, come ho fatto già in uno short qualche giorno fa, che sarò al Salone del Camper di Parma dall'11 al 13 settembre e che praticamente, se mi volete contattare, sarò allo stand G54 al padiglione 5. Presso lo stand di Camper Team di Viterbo, che sono i miei fornitori di Viterbo e sono delle persone con cui collaboro molto in gamba e molto preparate per quanto riguarda le installazioni sui camper, di tutto, diciamo, sia l'installazione che la fornitura. Addirittura realizzano anche cose per conto loro, quindi se non li conoscete andateli a trovare e, anzi, venite su al Salone del Camper, così probabilmente se venite tra l'11 e il 13 magari ci troviamo là e li conoscete anche a loro. Comunque sia, faccio anche questo video per ringraziare il Salone del Camper di Parma, perché a noi ci dà l'opportunità di partecipare in maniera totalmente gratuita a tutte le giornate del salone, anche perché sennò comincerebbe a essere una spesa stare su diversi giorni, proprio perché diciamo che, contribuendo alla conoscenza dei contenuti sui camper, diamo un po' un aiuto anche a loro, quindi loro ci ricambiano in questa maniera. Ci tenevo a dirlo perché magari non tutti lo sanno, ma a parecchi di noi danno l'opportunità di partecipare a questo evento senza spendere nulla come blogger, quindi ci fanno diciamo proprio un'entrata gratuita. Detto questo, quest'anno il Salone di Parma sarà secondo me molto diverso dallo scorso anno, in quanto la disponibilità dei mezzi è aumentata, quindi ci saranno molti più camper dell'anno scorso, ci sarà molto più materiale e addirittura ci saranno tanti più stand. Quindi ci saranno anche tante più opzioni per chi vuole comprare attrezzature per il camper, per chi vuole comprare accessori a prezzi molto competitivi. Quindi, se non siete mai venuti al Salone del Camper, vi consiglio di fare un giro su a Parma e di vedere tutto quello che vi offre. Se invece ci siete già stati, sicuramente quest'anno sarà migliore dell'anno scorso, in quanto l'anno scorso c'erano difficoltà a reperire i propri materiali, mentre quest'anno tecnicamente non dovrebbe esserci questa problematica, quindi sarà un anno molto più prolifico per noi camperisti. Ma se volete venire a trovarmi mi fa piacere. Ricordatevi che sarò allo stand G54 del quinto padiglione presso Camper Team. Se invece volete venirmi a trovare nei parcheggi, io parcheggerò come sempre nella parte ovest, quindi se venite a parcheggiare là sapete già che mi troverete a ovest. Il mio camper è molto riconoscibile perché c'è le scritte sopra, quindi è molto facile riconoscerlo. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo a Parma.